Un governatore onesto della Banca d'Italia dice la moneta della Comunità Economica Europea è un falso traguardo e dice qualcosa che poi oggi si è avverato. Guardate cosa dice, dice pochi bambini e tanti vecchi. Ecco il problema della comunità, perché la crisi ovviamente non spinge le coppie a creare famiglia. Lo dice un governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi, e a quell'epoca dice qualcosa che non si poteva assolutamente dire, perché stavano convincendo invece gli italiani del contrario. Paolo Baffi subisce un'inchiesta giudiziaria, è costretto a dimettersi, viene messo alla gogna, un uomo onestissimo, dopodiché l'inchiesta si scoprì essere falsa, gli faranno le scuse, ma intanto colpirne uno per educarne tanti. Nessuno più da quel momento in poi oserà mettere in discussione quello che era accaduto, perché avevano lanciato il segnale. Guardate questo titolo, ora vi faccio veramente incazzare se posso usare questa parola, perché nel 96 esce un titolo di Repubblica e dice la Francia contro l'Italia. La Francia non ha digerito la svalutazione dell'Italia. Guardate le parti in giallo. Quanto è forte l'ostilità francese nei nostri confronti. Chirac dice, io provengo da una regione agricola e mi risulta che dalla mia regione non si esporta più nemmeno un vitello verso l'Italia. Cioè questi ce l'avevano a morte con noi i francesi, e noi da chi ci facciamo consigliare che cosa fare? Dai francesi. Cioè Chirac vola a Napoli, mannaggia nella mia città, saperlo, vola proprio a Napoli, incontra Prodi e lo convince a riportare l'Italia nello SME. Sembra una barzelletta, cioè voi vedete un titolo che dice la Francia contro l'Italia, incazzati neri nei nostri confronti, eccolo qui. Chirac moneta unica per controllare la lira. Repubblica, primo, ottobre del 96, Chirac chiede una moneta unica per controllare la lira. Questa situazione giustifica, dice, la nostra determinazione a introdurre una moneta unica per controllare le regole del gioco. Cioè noi con questi giornali oggi dovremmo andare a arrestare la gente a casa. Ecco qua, quindi che cosa succede? Che Chirac, lo ripeto, viene a Napoli, parla con Prodi, dice perché non tornate nel rapporto di cambi fissi? Siamo tutti più tranquilli. L'Europa tifa per il ritorno dell'Italia nello SME, è certo, perché in Europa a trazione franco-tedesca, e che cosa dicono? Il commissario europeo responsabile della politica economica e monetaria si felicita della determinazione mostrata da Romano Prodi nell'annunciare che il rientro della lira nello SME sarà un obiettivo prioritario del suo governo. Cioè il suicidio del nostro paese è un obiettivo prioritario del suo governo, e chi gli dice grazie? Glielo dice l'Unione Europea, glielo dice la Francia e glielo dice la Germania. Perché? Perché Romano Prodi farà felice la Francia e la Germania, e la Francia e la Germania faranno diventare Romano Prodi presidente della Commissione Europea, perché lo considerano uno di loro, non un italiano a cui altrimenti non avrebbero mai dato accesso. Dice tu mi fai questo, tu mi dai in sacrificio l'Italia e tu diventi presidente del Consiglio Europeo, presidente della Commissione Europea, tutto. Ed è quello che succede, e la situazione si capovolge subito. Date il grafico, questa è la bilancia commerciale dell'Italia con la lira e con l'euro, è un grafico che nessuno può smentire. Guardate la produzione industriale, Germania e Italia, cioè diventa l'opposto. Vi ricordate quando Kohl chiedeva lacrime e sangue? Guardate che succede, manovra lacrime e sangue e Monti a chiederla agli italiani.